Il congiuntivo è morto? Gli italiani parlano bene? Siamo ad Italian Show, il dibattito sulla lingua italiana fatto da insegnanti di italiano con una presenza social. Io sono Pietro, di Italiano Avanzato, e oggi ci sono con noi alcuni ospiti. Stefano. Ciao a tutti, io sono Stefano, conosciuto sui social come Teacher Stefano, sono su Instagram e su YouTube, Learn Italian with Teacher Stefano e mi piace tantissimo insegnare e condividere con tutte le persone in giro per il mondo la mia passione per la lingua e la cultura italiana. Poi c'è con noi Giorgia. Ciao a tutti e tutte, mi chiamo Giorgia, sono anche un'insegnante di lingua italiana e sui social, soprattutto su Instagram, ho la pagina che si chiama I'm Italish. E, appunto, sono un'insegnante di lingua italiana, ma ho anche studi linguistici alle spalle, mi piace tantissimo parlare di lingua e condividere queste conoscenze con tutte le persone che hanno una passione per il nostro paese e la lingua. Perfetto, Lidia. Ciao a tutti, ciao a tutte, mi chiamo Lidia, il mio nome d'arte è la Lidia Online, sono presente su Instagram e su YouTube, non tanto assiduamente, però sono lì per aiutare. Diciamo che il mio obiettivo è quello di divulgare la lingua e la cultura italiana, oltre ovviamente ad insegnarla. Perfetto, e infine Lorenzo e Valentino. Ciao a tutti e tutte, siamo Lorenzo e Valentino di Loud Italian Learning e siamo anche noi presenti sia su Instagram che su YouTube allo stesso nome e siamo nerd, insegniamo italiano. Ci piace la pixel art, ci piace la grafica, ci piace montare Esatto. video. Quello un po' meno. Una bella accoppiata. Perfetto, siamo tra insegnanti, insegnanti di italiano, insegniamo tra le altre cose questo bel modo, il congiuntivo. E in realtà la prima domanda che vi vorrei fare, e su cui possiamo ragionare insieme, è gli italiani usano davvero il congiuntivo o è qualcosa da libro di grammatica? Non so cosa ne pensate, si sente sempre di meno, se ne parla sempre di più. Comincio io. Buono. Il congiuntivo Dai. è vivo, non gode di ottima salute, ma è vivo. Io continuo a sentirlo come una bella melodia. Il problema è proprio quello, quando ci si mette un altro modo verbale, anziché il congiuntivo, diventa come una canzone stonata dal mio punto di vista, quindi no, non si può sentire. È corretto, non è corretto? La comunicazione funziona? Queste poi sono altre questioni. Sì, a volte la comunicazione funziona perfettamente anche se non si usa il congiuntivo, però per me è come ascoltare una canzone stonata, quindi io lo insegno, ci tengo ad insegnarlo, anche se non sono assolutamente una purista e accetto dei casi in cui si possa anche ricorrere al famoso imperfetto che si diceva prima o comunque all'indicativo, dipende, ad esempio, periodo ipotetico, secondo e terzo tipo, assolutamente no, lì non dipende da niente, partiamo da questo. Perfetto, ti faccio subito una domanda, Lidia. Comunque, quindi secondo te la gente, e per gente intendo un po', gli italiani, nel loro complesso, quindi stanno usando sempre di meno però il congiuntivo? Secondo me dipende anche da un livello sociale, a volte anche dalle zone, però sì, sai cosa? C'è anche un grosso problema dei mezzi di comunicazione di massa, perché in questi giorni, preparandomi a questo dibattito, stavo cercando di trovare quello che nelle pubblicità, nelle canzoni, nei film doppiati, quegli errori che ho sempre sentito e che appunto mi suonavano come una canzone suonata. E ci sono. Ieri la pubblicità del Moment mi diceva: ovunque vai, porta con te il Moment. Se
Si capisce, però l'ovunque vuole il congiuntivo, si capisce. Non mi piace che ci sia un mezzo di comunicazione così grande a diffondere un'idea sbagliata, quindi parte anche da lì. Poi è vero che adesso i grandi trascinatori non sono più la televisione o la radio, ma sono soprattutto i social. Ma c'è ancora chi ascolta la radio o guarda la televisione. Quindi i film doppiati e questa occasione di poter fare un bellissimo lavoro, abbiamo comunque doppiatori fantastici, perché gli fai usare l'indicativo anziché un congiuntivo? Okay. Capisco, posso perdonare le canzoni, dai, per esigenze di copione, per le rime, però effettivamente da lì parte un po' questa grossa stonatura, continuo a chiamarla così. Okay, posso aggregarmi a... Prego Pietro, no? No, vai assolutamente. No, se posso aggregarmi a quello che ha detto Lidia, ha ragione, il congiuntivo è vivo, non direi che gli italiani non lo usano più, anzi continuiamo ad ascoltarlo, continuiamo ad usarlo, e viene insegnato e comunque la maggior parte della popolazione lo utilizza, certamente può dipendere molto, come ha già detto Lidia, dai contesti sociali, però secondo me non è quel grande problema che può passare, nel senso, avevo letto tempo fa un articolo bellissimo del Corriere della Sera che diceva: ormai i giornalisti ne fanno di tutti i colori e non usare correttamente il giornale, il congiuntivo è proprio l'ultimo dei nostri problemi, perché comunque ci sono altri modi verbali e tempi in questo caso, penso al futuro anteriore, che praticamente ormai, tranne per la condizione di una supposizione nel passato, no? Non lo usiamo più il futuro anteriore per andare a dividere i diversi momenti nel futuro, è davvero poco usato. Secondo me quelle sono le grandi perdite che abbiamo adesso. Il congiuntivo gode di buona salute, non è detto. Che cosa potrà succedere al congiuntivo tra 20, 30, 40 anni? Non lo possiamo sapere. Quindi sta anche a noi, come ruolo di insegnanti, di eventualmente preservarlo. Dire che il congiuntivo è morto è, secondo me, una visione un po' distopica del... Però sai, che le persone iniziano comunque ad utilizzarlo un po' di meno o in modo errato, questo sì. Perfetto. Giorgia, tu cosa dici? No, decisamente, sono totalmente d'accordo, anche solo il fatto appunto che come frase, come interrogativo sia così famoso questo, no? Del congiuntivo è morto, se ne sente sempre parlare, già solo il fatto che se ne parli fa capire che forse tanto morto no, non è. Quindi sono totalmente d'accordo con quello che hanno detto Lidia e Stefano, sì, probabilmente non gode, senza il probabilmente, non gode di buonissima salute, ma non è morto, e anzi... A volte mi sembra anche che ci sia una sorta di ipercorrezionismo dalla parte delle persone italiane. A volte viene corretta una frase che è totalmente corretta in grammatica perché si sente che manca il congiuntivo quando non è assolutamente necessario. Quindi secondo me è vivo e dovremmo semplicemente, non è semplice, però dovremmo avere una maggiore consapevolezza linguistica come parlanti e capire quando è corretto, quando non lo è, quando è possibile comunque alternarlo o usare un altro tempo al suo posto. Comunque in generale la lingua per sua natura va attraverso processi di semplificazione nel tempo e quindi chi lo sa cosa potrà succedere al congiuntivo, come diceva anche Stefano, tra 100-200 anni. E sì, sono d'accordo che come insegnanti è nostro compito attualmente insegnarle e tramandarle, cercare di fare questo nel modo più appropriato possibile, senza impuntarsi, esagerando in cose che magari appunto non sono necessarie, però è il nostro compito provare a preservarlo, almeno nel presente, e sperare che nel futuro continui a persistere. Perfetto. E Valentino e Lorenzo, cosa siete d'accordo più o meno con questa versione? In realtà, purtroppo sì, cioè è brutto in uno show essere tutti d'accordo, cioè ci dovremmo lanciare le scarpe, e invece sì, noi, cioè almeno io personalmente sento che il congiuntivo è un pochino la vittima prescelta, no? Cioè i due temi, il congiuntivo e le parole inglesi che invadono il nostro giardino, sono questi i due temi del giornalismo italiano sulla crisi della lingua di solito.
Sono d'accordissimo personalmente con quello che ha detto sia Lidia che Stefano che Giorgia, che anzi c'è quasi a volte questa sovrabbondanza di congiuntivi che suonano anche, possono suonare un pochino comici a volte. Poi, non lo so, noi siamo molto, io sono molto legato al congiuntivo sempre in una frase dipendente, in una frase subordinata, però in una frase un pochino speciale, che è l'insulto, dove in realtà è sottinteso il verbo principale, tipo che tu sia maledetto, che secondo me è un'ottima frase. È uno dei pochi casi in cui, tra virgolette, il congiuntivo si regge da solo. E non so, di solito agli studenti piace anche inventarsi altri insulti, non so, che le tue piante possano morire tutte, eccetera, eccetera. Non so, Lorenzo, tu? Sì, ma il... diciamo, sicuramente non è propriamente in forma come, ecco, il, diciamo, non ha ancora fatto la fine del passato remoto, però è proprio per quello, in realtà è importante aver presente il fatto che ci sono dei modi, dei momenti in cui va utilizzato. Mentre, però, io personalmente sono anche dell'idea che è un po', diciamo, poi dipende dalla fase dell'apprendimento in cui ogni persona è, fa parte secondo me un po' delle rifiniture, diciamo, se comunque la frase è comprensibile ed è corretta, mettere, è proprio un po' la ciliegina sulla torta, diciamo. Perfetto, e mi aggrego anch'io ovviamente all'idea, al giudizio che avete dato, cioè ovviamente il congiuntivo è ancora vivo, è ancora utilizzato. Secondo me è possibile che continui tranquillamente a esistere in un registro, magari più alto o comunque più formale, come potrebbe essere quello lavorativo, e del contatto con magari i clienti, le pubbliche relazioni, insomma, io credo che voi siate d'accordo che magari se in un colloquio di lavoro o in una mail importante a un cliente chi lavora non usa bene la grammatica, il linguaggio scritto, anche in quel caso non ci farà una bella figura, è possibile probabilmente anche perdere, non venire assunto al colloquio per non saper usare il congiuntivo. In altri contesti, chiaramente nella vita più quotidiana, colloquiale, informale, abbiamo già visto che è usato sempre di meno. È usato sempre di meno perché c'è un'alternativa, appunto, c'è l'imperfetto che è meno preciso, ovviamente, se vogliamo fare i pignoli da un punto di vista temporale, ma oggi, e questo è il punto, secondo me non c'è più il bisogno e la necessità di essere precisi da quel punto di vista. Magari il raccontare storie poteva essere molto più importante nel passato che oggi. Secondo me questo è uno dei motivi per cui stiamo un po' perdendo questo... non stiamo un po' perdendo, ma viene usato di meno in certi ambienti. Io ho una domanda che mi è venuta in mente ascoltando Stefano e Giorgia. Avete detto che è un po' anche compito degli insegnanti preservare il congiuntivo. È un'idea interessante. Vorrei capire se davvero, secondo voi, l'insegnante ha questo potere e che cosa può fare l'insegnante per preservarlo. Cioè, avere il potere, diciamo, secondo me è una grande parola da usare, più che altro perché l'insegnante quello che si limita a fare è insegnare la lingua, che secondo me dobbiamo anche fare una grande differenza, perché l'insegnante di scuola, scuola superiore, scuola media qua, è diverso dall'insegnante di italiano online. L'insegnante di scuola insegna i verbi con egli, ella, essi, che non sono ormai
per scomparsi quasi totalmente anche dalla scrittura in italiano. Quindi io, ovviamente, quando insegno i miei studenti, non posso permettere di utilizzare quei pronomi personali, ma useremo lui, lei, come si usano adesso nella vita quotidiana di tutti i giorni, anche ormai nella letteratura, cioè nel giornalismo, nei saggi d'autore, eccetera. Quindi il discorso è questo. Il nostro ruolo non è soltanto di insegnare quello che c'è sui libri, ma è anche insegnare quello che viene effettivamente parlato. E Giorgio ha detto una cosa importantissima, la consapevolezza. Il fatto di sapere le regole del congiuntivo non significa necessariamente applicarle, ma significa avere la consapevolezza della propria lingua e poi di usarli, indipendentemente dall'ambiente in cui ci troviamo, usare la lingua, questo grande strumento che abbiamo, nel modo che riteniamo più giusto, più comodo per noi, pur sapendo, avendo la consapevolezza che la lingua è stata concepita in un certo modo. Perché secondo me questo è il salto che l'insegnante d'italiano deve fare, analizzare il panorama dell'uso linguistico e poi cercare di anche comunicare allo studente: ok, qui sarebbe meglio utilizzare il congiuntivo, attenzione però, i parlanti possono anche dare questa opzione. E a me onestamente mi viene molto in mente, proprio parlando di periodo ipotetico, no Lidia, perché tu l'hai menzionato, il cosiddetto no, se lo sapevo lo facevo. Questo è un uso del periodo ipotetico molto molto diffuso in Italia, ormai diffuso un po' a macchia d'olio, devo essere sincero. Adesso non mi ricordo se l'avevo letto sul Treccani, sull'Accademia della Crusca, dovrei andare a controllare, ma veniva proprio indicato da uno di questi due enti, comunque credo entrambi super attendibili, come un uso familiare, che non è ovviamente indicato in un uso formale, però l'uso dei due imperfetti è presente sul territorio italiano. Quindi anche lì bisogna farsi sempre la stessa domanda: cos'è giusto e cos'è sbagliato? Perché la grammatica e le regole grammaticali non sono create da qualcuno e poi usate dalla popolazione, ma sono estrapolate dall'uso che ne fa la popolazione e poi semplicemente vengono scritti in un libro affinché gli studenti possano imparare la lingua. Cioè, quindi, sempre questo è il discorso. La grammatica oggi è così, ma tra 100 anni probabilmente l'uso del periodo ipotetico sarà così diffuso che verrà accettato dalle grammatiche tradizionali. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Ho letto recentemente in un libro che parla della grammatica come una sorta di fotogramma, come un fotogramma di un film, no? dove la grammatica incapsula quella che è la norma in quel preciso momento nella storia. E quindi, come diceva anche Stefano, e come avevo detto un po' prima anche io, è quello che dobbiamo fare noi adesso, nel presente, è quello di insegnare la lingua che viene parlata ora, e poi chissà che cosa succederà nel futuro. E comunque io insisto sempre su questo concetto della consapevolezza, proprio in generale, anche con le persone italiane, citando anche una metafora che ho letto in un libro di Vera Geno, che si chiama Potere alle parole, dove lei dice, no, la lingua è come, sono come i vestiti, e quindi non esiste in realtà cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma cosa è più giusto e cosa è più sbagliato in un certo contesto. E se tu vai al mare non ci vai in giacca e cravatta, se vai a un colloquio di lavoro non ci vai in sandali, e dovrebbe essere un po' così anche con la lingua. Se tu hai veramente consapevolezza linguistica, allora hai una vera padronanza, hai veramente potere con le parole. Quello sarebbe l'obiettivo per tutti noi parlanti, e quello che dobbiamo provare a trasmettere a uno studente, quello di avere i mezzi per cavarsela in ogni situazione. Sì, totalmente d'accordo. È appunto una delle parole che utilizzo anche io più spesso, a volte durante le mie lezioni, è accettabile. Questa forma, questa struttura, ok, magari non è proprio la grammatica standard che vorresti, ma nel parlato di tutti i giorni, nell'italiano usato, è accettabile, cioè va bene, non c'è problema. Che poi ovviamente bisogna
come diceva Stefano, differenziare la grammatica standard, che è sempre qualcosa che viene dopo, appunto. Ma la lingua è viva, come il congiuntivo, tutta la lingua è viva, la lingua cambia col tempo, con le necessità anche. Non so, Lidia, tu cosa... Allora, il discorso che ha fatto Stefano mi ha fatto venire in mente invece un altro discorso che ci porta però totalmente fuori tema, magari lo riprendiamo dopo. Giustissimo quello che dice, che la lingua parte da chi la usa, non da un testo di grammatica. E ad esempio, facendo riferimento al famoso schwa, che è questa lettera che vuole essere inclusiva, è dal mio punto di vista impossibile che noi possiamo cominciare ad utilizzare questo simbolo sia nella lingua parlata che in quella scritta, solo perché qualcuno ha scritto che adesso dobbiamo cominciare a utilizzarlo. Quindi bisogna, prima che si diffonda, prima che la gente lo accetti, lo interiorizzi, lo faccia proprio, ma prima che succeda questo, secondo me, cominceremo a parlare come parlano gli adolescenti: ho crashato, ho buggato, ti ho killato. È molto più facile che la popolazione vada verso questa direzione che utilizzare uno schwa per la lingua inclusiva, perché gli adolescenti sono quelli che stanno trascinando la nuova lingua in un modo fortissimo, TikTok, eccetera, eccetera. Io ne ho due a casa. E a loro io insisto tantissimo con il congiuntivo, okay. Però ovviamente il loro linguaggio è diventato una cosa incomprensibile anche per me certe volte, quando sono attaccati ai videogiochi. Sì, è molto più facile che il cambiamento parta da lì. Esatto, e effettivamente ora che ci penso è davvero impossibile prevedere come sarà la lingua tra 10 anni, davvero... perché magari quello che io penso, quello che io vorrei, quello che io credo, è tutto nella mia testa, e poi la lingua prenderà tutta un'altra direzione. Magari il congiuntivo sarà il modo più utilizzato, però vabbè, chiaramente chi lo sa. Valentino. A me piacerebbe, scusami. Prima facevo la metafora della canzone. Quanti studenti avete voi che vi dicono: Dio mio, che bello l'italiano, come suona bene, che bel suono, starei ad ascoltarti per ore e ore ed ore. Forse loro non riescono a distinguere tra il congiuntivo e l'indicativo, quasi sicuramente no, ma secondo me quel congiuntivo lì è quello che fa parte della bellezza musicale dell'italiano, anche quel congiuntivo lì, non solo, ovviamente. Quindi a me piace, lo uso, è melodico, è una bella canzone. Ma assolutamente. Valentino, sì. Poi c'è da dire anche, sempre per spezzare una lancia in favore del congiuntivo, che è anche un tempo economico, in un certo senso, dove non varia così tanto come in altri, a seconda delle persone, come in altri tempi dell'italiano. Quindi anche, non so la vostra esperienza, ma quando a me è capitato di insegnarlo, uno dice: va bene, sì, uno deve stare attento quando si utilizza, non si può utilizzare una principale, eccetera, eccetera, però vai sul risparmio, cioè risparmi sulle forme che devi imparare. Quindi questo da un certo, sempre un po' un trucchetto che noi abbiamo, diciamo, utilizzato. Trucchetto mnemonico che comunque aiuta. E poi, comunque, non lo so, io mi sono trovato molto d'accordo con quello che avete detto sull'uso contestuale del congiuntivo, cioè che bisogna comprendere il contesto e da lì utilizzarlo. E lì, secondo me, c'è anche un po' di, diciamo, non voglio dire intelligenza emotiva, ma uno deve capire anche in che situazione si trova. Cioè, se abbiamo perso, non so, una coincidenza, io ti dico: ah, se avessimo preso il taxi saremmo arrivati in tempo. Tu mi dici: ma che cavolo stai dicendo? Se prendevamo l'autobus arrivavamo in tempo, se prendevamo un taxi arrivavamo in tempo. Sì. Ovviamente si applica a me, è più stringato, è appunto un uso un po' più familiare quello dell'imperfetto a sostituzione del congiuntivo nel periodo ipotetico del secondo tipo. E io lo utilizzo sempre, non so voi. Sì. Oh, sì, ma, assolutamente. Sì. Spesso. Anch'io. Ma secondo me il disco... Oh, scusami, no. Prego. No, dico, mi dà l'idea che appunto l'imperfetto
non lo so, proprio a livello mentale mi dà un po' l'idea che sia più immediato, diciamo un po' più naturale utilizzarlo perché viene utilizzato molto spesso, diciamo, è quello lì, diciamo, il congiuntivo a, cioè quello scattino in più che devi fare di ricostruirti la frase prima in testa, diciamo, è un po' più ragionato, non so come dire, sì. E poi l'imperfetto è superpotere, cioè perché uno può fare anche, non so, io ero il re, tu eri il principe, lui era, cioè uno è immaginifico l'imperfetto, immaginifico. Se questo lo ascoltano i nostri studenti di italiano, che vanno a pensare? Diciamo, aiuta anche l'immaginazione. Sì, e parlando sempre di contesto, secondo voi c'è la possibilità che il congiuntivo invece resti un po' come ha fatto il passato remoto nello scritto, che diventi confinato nello scritto? No, secondo me no, perché ci sono alcune forme del congiuntivo che sono totalmente naturali anche, cioè, per tutti, come per esempio il credo che tu sia, eccetera. Quindi il congiuntivo presente, il congiuntivo imperfetto sono veramente tanto utilizzati. Mi rendo conto più che altro che il congiuntivo passato sta, lo sento sempre, sempre di meno. Il congiuntivo trapassato è molto molto limitato ai periodi ipotetici, quindi non credo che questi due congiuntivi, il presente e l'imperfetto, rimarranno solo nello scritto, assolutamente no, perché sono veramente costantemente utilizzati da tutti gli italiani. E proprio per quello che stavamo dicendo prima, cioè secondo me una cosa molto importante da considerare è che quasi tutti noi, cioè tutti gli italiani, non quasi, tutti noi italiani, alcune cose per noi sono immediate, come per esempio la differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto, che per tutti i nostri studenti è così difficile, per noi è una cosa così automatica che è veramente facile. Il congiuntivo noi lo, cioè, da italiani, noi lo studiamo, dobbiamo studiarlo, probabilmente sì, già sappiamo usarlo per una costante esposizione, no? Perché poi diventa una cosa automatica. Però dobbiamo interrogarci su questo. Perché stiamo avendo così tanti problemi col congiuntivo? Perché anche un italiano deve pensare al perché non è automatico come tutti gli altri tempi della nostra lingua? Perché è complicato ed è non è economico, come potrebbe essere l'imperfetto, credo. Ed è per questo che secondo me si andrà verso un processo di semplificazione con il tempo. Magari non adesso, non tra 10 anni, ma chissà. Poi, perché se ha difficoltà il parlante nativo, secondo me è solo naturale che si arrivi alla semplificazione del tempo. Ma come diceva Stefano, comunque non penso che almeno nell'immediato non rimarrà soltanto nello scritto. Già solo se pensiamo alla locuzione il fatto che se tu ci pensi, dato che tutte le grammatiche dicono che il congiuntivo è il modo verbale dell'irrealtà, no, dell'incertezza, e lo usiamo con una locuzione che parla di fattualità, no? Quindi immagino che rimarrà, lo sentiamo ancora nostro. Però. Sì, anche comunque anche secondo me non può essere, non resterà confinato nello scritto, cioè non ci sarà un processo simile a quello che c'è stato col passato remoto, semplicemente perché, almeno se pensiamo al passato remoto, il passato remoto effettivamente ha un senso nel romanzo, nella letteratura, perché crea un po' una dimensione temporale entro la quale si svolge poi quella storia. È lo stesso motivo per cui non lo usiamo oggi, non nel parlato non abbiamo questa necessità o questo bisogno, mentre col congiuntivo non ha una particolarità tale che serva e che rimanga poi nello scritto. Io ho già visto tanti, in realtà, autori italiani non utilizzarlo anche nei loro romanzi, il congiuntivo. Insomma, quindi il processo è in evoluzione.
Per ricollegarmi un attimo a quello che ha detto Lidia e all'uso di tanti verbi, diciamo parole dall'inglese che poi sono confluite, sono passate all'interno del sistema verbale italiano, finiscono tutti nel verbi in are, quindi secondo me tra qualche decennio sempre i primi a morire saranno i verbi in ere e ire, o almeno ne rimarranno davvero pochi, perché davvero noi... tutto il lessico legato alla tecnologia, anche il lessico giovanile, i tecnicismi che noi tecnoletti e quelli che prendiamo dalle scienze, anche dalle scienze dure, sono tutti verbi in are, perché sono tutte parole estere che diventano poi verbi in are. E secondo me, appunto, dormire, spendere e poi basta, ne rimarranno davvero pochi, una manciata, saranno delle eccezioni legate in fondo ai libri, così. Essere. Chi lo sa. Ma voi, a parte, ok, noi adesso ci stiamo concentrando sul congiuntivo perché è ovviamente l'argomento più quando si parla di purismo un po' della lingua. Ma il nostro panda. Esattamente. Ma in generale voi, non lo so, per esempio, Valentino prima ha parlato di, stava raccontando, non lo so, un episodio per cui hai corretto o volevi correggere un periodo ipotetico utilizzando il congiuntivo. In generale, siete persone che correggono gli amici tralasciando gli studenti? No. Siete quelli che vengono... Io voglio sentire gli errori, da un punto di vista da persona che ha fatto studi linguistici, per me l'errore è un caso che io mi posso segnare sul mio taccuino, ragazzi, è un'occorrenza, quindi quella esiste quella forma da qualche parte, anche se è sgrammaticata, grammaticale, storta, tra virgolette brutta, però non lo so, a me l'errore piace, l'errore sì. Dimostra che tu stai imparando la lingua, dimostra che ci stai provando. Però io parlo anche fuori dal contesto dell'insegnamento, quindi se sbagliasse, non so, se hai un fratello, tuo fratello sbagliasse a parlare un italiano standard, gli diresti qualcosa? No, a me anche, cioè a me piace sentire l'errore anche in italiano standard. Non so, no. Ti vengono in mente delle volte? Non lo so, in realtà non molto. Diciamo, non mi capita molto di rado di correggere nella vita di tutti i giorni, diciamo. Ci sono quei momenti in cui è impossibile non notare un errore, soprattutto magari di appunto con il congiuntivo in una frase costruita tutte con un periodo complesso e poi magari utilizzare verbi che non c'entrano, quindi molto di rado mi capita di correggere. Ogni tanto purtroppo non mi riesco a trattenere, diciamo, non sono un purista, però ci sono certe cose correggio di più, sì, un pochino di più. Guarda, stiditi. Perché cioè, ecco, c'è quel momento in cui l'errore ti fa venire quella contrazione al collo che non è possibile contenerla, e allora dipende un po', che in realtà è un po' per tutti e due, capito? Così almeno io non la devo risentire, magari tu puoi non farla, e perché la lingua è uno strumento, è un'arma, devi avere le armi appuntite al momento giusto. Se sbagli con me, poi magari no? Vabbè. Cioè, ognuno c'ha la sua filosofia. Lidia, tu invece, sull'errore? Esatto. Io, gli amici assolutamente non li correggo, i figli, come dicevo prima, sì. Giusto. Un fratello non lo correggerei, però sì, i figli vanno corretti, sono assolutamente convinta di questo, però gli amici no. Perfetto. Secondo me più che altro la domanda è che cos'è un errore, cioè perché bisogna sempre, secondo me se è un parlante nativo, ok, se è un amico, qualsivoglia persona, no, fa un errore, quella persona essendo un parlante nativo ha anche l'autorità, secondo me,
di dire, ma io ho sempre detto così, quindi per me quello non è un errore. Quindi secondo me bisogna pensare a questo, no? Un conto è fare un errore, a me capitava per esempio quando ero tornato dall'anno all'estero, no? Sono stato negli Stati Uniti, avevo parlato inglese così tanto che tipo le parole che magari finivano, no? In inglese in ION le sbagliavo, in italiano non mettevo ione, mettevo qualcosa, quello è un errore, basta. Però a me piace pensare alla lingua in modo molto pragmatico e numerico, e mi piace pensare alla lingua come una percentuale. Se io so che il 5% della popolazione italiana fa questo, chiamiamolo errore, davvero dobbiamo considerarlo incorretto? Quando Pietro tu mi hai scritto, no, nel messaggio per invitarmi a questa live del purismo, avevi anche accennato l'uso dei verbi salire e scendere come verbi transitivi, che è da pugliese, ok? È un uso che noi facciamo. Quindi la mia domanda è: considereremmo un errore qualcosa che il 10 milioni di persone che vivono in Puglia, forse anche di più, usano costantemente ogni giorno? E non parlo di una persona magari di un livello sociale un po' più basso, oppure di un livello anche di istruzione più basso, parlo anche di professionisti, ok? Quindi anche io uso queste forme. Poi quando sono stata a Milano era un po' difficile perché non venivano percepite come qualcosa di strano, quindi le ho ridotte, ma per me sono così naturali, no? Cioè il dire salire qualcosa, scendere qualcosa, perché le ho sentite per tutta la mia vita. Quindi la domanda è questa: dobbiamo considerare qualcosa un errore se una anche percentuale, anche piccola, però che equivale a milioni di persone in Italia la usa, è davvero un errore? O comunque qualcosa di accettato nella nostra comunità? Noi veniamo da tantissime parti d'Italia diverse e sono sicuro che in tutti i nostri italiani regionali e nelle nostre comunità abbiamo delle cose che verrebbero percepite in modo stranissimo in altre parti d'Italia. Per esempio, Lidia, nel bergamasco, io non lo so se ti faccio questa domanda, l'uso di anziché accanto, da parte. No, in parte, e volevo proprio dirti questo, io ho scoperto pochissimo tempo fa che in parte non è italiano e non esiste, non è corretto. Ok, che significa accanto. Sì, esatto. Ecco, infatti tante volte, perché io ho avuto una collega all'università che era bergamasca e mi diceva sempre in parte, che cosa vuol dire, non capisco. Accanto. Possiamo chiedere un esempio? Esatto, cioè, fate un esempio di in parte usato così. Sempre siete seduti in parte. No. Ah, ok. No. mai sentito prima. No, ragazzi, è stato un trauma. Ho dovuto farmi violenza per cercare di togliermi questa cosa dalla testa. Solo che quando parlo con gli altri, ormai me lo sono tolta. Era proprio un campanello. Invece, quando parlo con i bergamaschi, mi sento ridicola a non utilizzare in parte e quindi torno a... Perché ti senti parte della comunità. Certo. Questo uso ti fa sentire parte della comunità. Anche il fatto che i tuoi figli, no, usino, secondo me, tutti questi slang dall'inglese, eccetera, è perché proprio li fa sentire parte di una comunità e anche per, come dire, mettere te via. Certo. Ok, quindi allontanarti perché tu non fai parte della loro comunità. E secondo me questo è il punto. E quindi dobbiamo rivedere l'idea di errore, no? Che cosa vuol dire errore? E questa è la domanda interessante. Che cos'è un errore, effettivamente? Sono molto d'accordo sulla deriva filosofica che ha preso sul concetto di errore. Effettivamente è vero. Diciamo, anche appunto utilizzare uno slang su internet, io non credo sia tanto per, oltre che per inclusione e per, diciamo, in qualche modo staccarsi e per unirsi di più al contesto in cui si trovano, quindi con magari un ambiente un po' più internazionale, quindi con dei termini che derivano dall'inglese. Credo che sia anche un modo che gli risulta più semplice per farsi capire. È un po' come appunto il scendo il cane, nel contesto sociale in cui si utilizza dire scendo il cane, è più semplice farti capire in quel modo. Quindi ritorna al discorso un po' del messaggio. È un modo scorretto, diciamo, è un errore per l'italiano tradizionale standard, sì, però è anche vero che è, diciamo, il registro di quella zona, di quella comunità, è quello. E quindi è importante avere, secondo me, un po' appunto un'ampia gamma di modi con cui potersi esprimere, a seconda del livello che ti serve.
più formale, meno formale, regionale, esatto. Di comunità, di community, di tribù. Io invece sono affezionato agli errori, proprio agli strafalcioni. Io sono un insegnante precario in un liceo italiano e quindi ho anche tanti studenti italiani, madrelingua italiana, però questo non significa che siano bravi in italiano, anzi, spesso fanno degli errori che io mi devo segnare assolutamente. E il mese scorso hanno fatto una ricerca sulle energie alternative, le energie rinnovabili, no? E una ragazza fa questa presentazione e parla delle centrali geometriche. E io dico, ma sei sicura? Le centrali geometriche, ma che fanno energia dai poligoni, fanno energia dai quadrati, dai triangoli? Sì, sì, proprio geometriche. Ho fatto, sicuramente non è geotermiche. E lì c'è uno scambio, perché uno vede una parola simile, la legge in un altro modo e poi la incamera in quel modo. O anche, io mi ricordo quando ho letto per la prima volta Harry Potter, il secondo, dove c'era questo mostro, c'è un po' di spoiler, che era il basilisco. Ovviamente questa parola, quando avevo 11 anni, non la conoscevo. Quindi per me questo mostro si chiamava il basilico. Non riuscivo tanto a capire perché. Perché un basilico fosse tanto pericoloso. Sì, e quindi a volte, secondo me, gli errori, cioè indicano creatività, no? Cioè, sono stati anche raccolti, no? Molti dalla scuola italiana, come questo che diceva, nell'antica Roma c'erano due ceti, i patrizi e i playboy, invece nei playboy. appunto, è un errore questo? No, questo è il genio, secondo me. Non so se voi ne avete raccolti altri, io vi giuro, c'ho un quadernino dove disegno, quindi se ce l'avete... Materiale per una pubblicazione, questo. Sì, è molto difficile dire che cosa sia, effettivamente, mettendola in questo modo, un errore. Si potrebbe dire che la grammatica italiana è un errore che fanno tutti, cioè nel senso che è una qualcosa su cui ci si è messi d'accordo per utilizzarla, per farci capire, però effettivamente la realtà italiana è così frammentata che poi si creano degli usi non condivisi con altri parlanti, insomma. Ma l'errore effettivamente prende una connotazione un po' più difficile da definire. Sì, ma poi l'errore e lo strafalcione, cioè sono due cose diverse, secondo me. Perché, di nuovo, cioè, pensiamola di nuovo in percentuali, lo strafalcione è quella cosa che tu fai singolarmente ma che nessuno fa. Ok, cioè questa è sempre l'idea, cioè se io sbaglio qualcosa, ok, è perché lo faccio solo io, oppure lo fanno pochissime persone saltuariamente. Secondo me invece, se si continua ad utilizzare in questo modo un uso scorretto della lingua e poi diventa un'abitudine, allora io lo considero italiano corretto regionale. Cioè questa secondo me... Ma è... che funziona più o meno. Perché nel momento in cui una comunità è d'accordo sull'uso di un certo elemento, allora è totalmente naturale in quel contesto e non è più sbagliato. È sbagliato se lo metti a confronto con l'italiano standard, ma sono due cose volendo diverse, usate volendo in contesti diversi. Ce ne sono tante anche che noi a Roma usiamo, alcune di cui appunto sono venute a conoscenza recentemente, quindi per me erano totalmente normali, per me iniziare una frase con che, una domanda con che, o ma che per caso tu hai fatto questo e mi hanno detto oh, guarda ma lo dite soltanto voi a Roma, ok, e quindi ce ne sono tante di cui non siamo neanche consapevoli noi, quindi forse sarebbe lì la chiave, cioè quella di essere consapevoli di quello che stiamo dicendo, però... Oppure forzare il nostro regionalismo e far sì che diventi lo standard, quindi noi non dobbiamo essere consapevoli del nostro errore, ma forzare il nostro errore e trasformarlo nella regola. Questo lo so, è un atteggiamento imperialista. Ma io sono totalmente d'accordo. Che credo sia un po' quello che è successo con il piuttosto che. Mm. Che ormai è diventato, si viene utilizzato al posto di o oppure, e io è una cosa che non riesco a farmi andare giù, nel senso è come le unghie sulla lavagna, però non è una cosa, è diventato talmente tanto comune come utilizzo che ci dovrò fare io, in questo momento sono io l'ha diventato l'outsider, perché dà fastidio a me.
Ma se tutti lo usano... Settimana prossima. Per me settimana prossima senza l'articolo mi stona tantissimo, eppure al nord è normale. Anche l'articolo davanti ai nomi chiaramente è normale. La Lidia... Posso, cioè, il piuttosto che a me dà molto fastidio, perché noi molto spesso associamo un errore, ok, un uso improprio della lingua, all'ignoranza, no? Una mancata istruzione. Il piuttosto che invece è diventato l'errore, no? della televisione, delle persone colte. È imbarazzante questo, è assurdo, ma abbiamo le nostre opinioni, però dobbiamo tirarcene fuori, perché lo sento... praticamente sempre, cosa posso fare? Cioè. Anche quello secondo me nel futuro sarà totalmente accettato, anche se appunto con il piuttosto che si crea un problema di comprensione, perché come sappiamo, no, cioè, i due usi sono totalmente diversi, quindi che cosa stai dicendo? Mi stai dando un'opzione o mi stai dicendo questo... è una cosa diversa, andrà capito dal contesto. Stai facendo una lista di cose, avrà spiegato. Io spezzerò una lancia in favore del piuttosto che, non in favore, però devo ammettere di essermi piuttosto abituato a sentirlo, non sono più così traumatizzato quando lo ascolto. Quindi ecco, anche se continuo poi a utilizzarlo nel modo con cui ero abituato, non sento più, e in realtà si capisce dal contesto molto meglio di quello che si può pensare, il significato. E un altro errore tra i più famosi che sempre da piccolo mi correggevano e io continuavo a fare perché sono un ribelle, è a me mi. Non so se anche voi avete una storia combattuta con la me mi. Ha totalmente ragione ad esistere, secondo me. Quindi, appunto, io non lo considero neanche più un errore, cioè, non lo considero un errore, non è considerato in realtà un errore. Se pensiamo solo al fatto che esiste ed è regolarizzato in altre lingue romanze come lo spagnolo, cioè per quale ragione non dovrebbe esserci anche da noi? Oltretutto, penso quasi se non tutti i dialetti italiani lo hanno. Quindi è una regola che è stata decisa così. Capisco che è una ripetizione non necessaria, però, e nello scritto tuttora, secondo la norma, dovrebbe essere evitato, però io non lo considero un errore, almeno nella lingua parlata. Ma poi, questo, infatti, avevo fatto un sacco di ricerca, perché avevo fatto proprio un video su questo, sulle dislocazioni, e usando la stessa espressione, Pietro, spezzato proprio una lancia in favore dell'AMMI, perché a me, almeno da parlante nativo, se io sento dire a me mi piace, ok, non lo considero un errore, però, ma se dico a me non me ne frega niente, dal punto di vista grammaticale è esattamente lo stesso problema, una ripetizione, ma non suona male. Perdonatemi l'uso di suono in questo senso. Quindi, cioè, capite che, o come a lui gli, cioè questi, suonano come se fossero degli errori, meno errori dell'AMMI. Che senso ha, scusate? Me ne vado da qui. Infischio di qualcosa. È una ripetizione, ma penso che a tutti suoni, appunto, per suonare normale, no? È un po' più enfatica al massimo. Cioè... Però il concetto è lo stesso. Sì, assolutamente. E a me lì però... fanno notare entro dentro. A volte a me capita di dire entriamo dentro e qualche parlante spagnolo mi dice ma cosa significa? E poi ci penso effettivamente. Ma la lingua nostra è bella anche per questo, per tutte le ripetizioni che ci sono, per tutti i giochi di parole che possiamo fare. Noi possiamo giocare con la posizione delle parole, che secondo me è una cosa bellissima. Quindi ci dà quella flessibilità e quella possibilità di enfatizzare davvero tutto quello che vogliamo. E noi possiamo farlo attraverso la posizione. Gli inglesi lo fanno attraverso, no, mettere lo stress, mettere più enfasi su attraverso la pronuncia. Noi lo possiamo fare letteralmente con la posizione delle parole. Ed è una cosa incredibile, secondo me, che anche alla poesia, no, dà una flessibilità che l'italiano è una delle poche lingue ad avere. Possiamo veramente giocare con le parole. Sì, e secondo me prima, quando hai usato il verbo, quando hai detto che suona bene, secondo me era molto azzeccato. Secondo me ha una
parte molto importante il come ci suona nel nostro modo di parlare. Per cui forse a volte il suono ha più importanza di una grammatica corretta e pulita quando ci esprimiamo, almeno penso. Sì, il suono è fondamentale, da lì parte tutto. E anche per esempio mi vengono in mente le preposizioni. Al nord io sentivo molto spesso a lavoro senza, cioè la preposizione a è lavoro, piuttosto che al lavoro. Però se ci pensiamo ha senso, perché quando io dico al lavoro non dico al lavoro, ma dico al lavoro. E quindi cioè, sono tutte queste cose che dal suono parte tanto, nel senso. Ah sì, è che quando eliminiamo, no, aver fatto, cioè il suono è detta norma in quel caso, in un certo senso. Quindi... Tanto a una delle frasi iconiche di una pubblicità di Proietti, se non sbaglio, sul caffè, che senza l'errore, a me mi piace, è un coso, a me piace, suonava un po' più scarico. C'è tutta quanta una musicalità che si può dare con tutto. Cioè. Ma se dai sfogo la tua romanità non diresti mai a me piace, basta. No. Perché proprio nel dialetto non verrebbe contemplata come cosa. E se non sbaglio avevo letto che quasi tutti i dialetti era... Esatto. Ti confermo che anche nel mio dialetto cioè, funziona benissimo, funziona così. A me la me piace. E quindi ripeto il pronome, effettivamente nei dialetti ci sono queste cose che invece in italiano sono già sparite, sono state eliminate. Sì, il dialetto funziona. Vedi, allora perché l'italiano no? Domanda. È stato deciso così. Sì, ecco, una cosa interessante a cui stavo pensando, vi propongo a voi questa domanda, è possibile che questa, diciamo... questo attaccamento da parte di alcuni a una grammatica standard che sia il più corretta possibile venga dal fatto che in Italia abbiamo alcune istituzioni linguistiche che in passato praticamente dettavano legge sulla lingua italiana, per cui la grammatica, il manuale della grammatica era, diciamo, il verbo da cui discendeva poi tutta la lingua, nonostante poi nella realtà non fosse così e non sia così, perché l'italiano viene prima di un manuale di grammatica. È possibile che abbiano avuto un po' questo peso le istituzioni come l'Accademia della Crusca in questo sì, nostro rapporto di amore e odio? Ma io, guarda, ti dico, io faccio sempre questo esempio, no? Prima di tutto, l'italiano è una lingua nata con l'evoluzione, dal fiorentino, eccetera, eccetera, tutto quello che sappiamo, però alla fine l'italiano ci è stato imposto. L'Italia è diventata un paese unito nel 1860, negli anni, nel 1861-62, mi confondo sempre tra i due, 61, ma l'Italia non aveva niente, cioè, cosa aveva in comune? Un signore di Torino con un signore di Messina, ditemi voi, niente, l'Italia è stata messa insieme, così. E quindi di conseguenza si è dovuta trovare, no, una lingua comune. E allora, secondo me, è bellissimo vedere l'evoluzione della lingua, no, che praticamente è stata imposta da radio e televisione. Quindi quello che noi parliamo è stata un'imposizione di base, anche perché comunque fino praticamente a 60 anni fa la maggior parte degli italiani erano analfabeti e non parlavano, cioè parlavano, pochissimi parlavano l'italiano standard. Poi nel 1900, cos'è, forse 40-50, non mi ricordo, la RAI aveva pubblicato il primo dizionario DOP, che era il dizionario della dizione italiana, che ha praticamente creato delle vere e proprie regole da rispettare per la televisione, per la radio, e queste regole andavano a dare la giusta pronuncia alle parole, il giusto accento tonico e ovviamente anche il giusto accento acuto grave, che adesso conosciamo come l'italiano standard degli speaker radiofonici, dell'attore, che viene parlato dall'1% della popolazione. Questa è una lingua falsa, che non esiste. È una grande menzogna, bellissima, bellissima. Parlare l'italiano in dizione è una delle cose più belle che veramente tutti noi possiamo sentire, ma non esiste, è una lingua che non è
è una menzogna, non è vera. E lo stesso un po' è successo, secondo me, in passato, quando l'italiano era stato imposto agli italiani che non si sentivano neanche italiani. Adesso però l'Accademia della Crusca si limita a... non ha più il ruolo di protezione linguistica. Per cosa devi proteggere? Cioè non è che c'è... ha il compito di documentare, no? Loro documentano. Quindi se l'Accademia della Crusca un giorno dovesse svegliarsi, no? E dirci no, non si dice così, la regola dice questo, no, non è possibile, non lo farebbero neanche più, perché non avrebbe senso. Sì, già adesso credo che non osino. No, assolutamente. Ma solo nel fascismo è stata dettata legge linguistica. L'Accademia della Crusca non prescrive, non adesso. A me piace un sacco l'esempio che ho letto da qualche parte, ma non mi ricordo dove, quando appunto, come diceva Stefano, parlavano dell'evoluzione della storia della lingua, questa lingua, no, letteraria, lingua di Dante, di Manzoni, eccetera, che a un certo punto nel Novecento è stata usata per chiedere il pane al forno. E quindi è ovvio che quando... Ed è quello il momento in cui la lingua italiana è diventata degli italiani, il momento in cui è stata utilizzata per fare anche le cose più semplici come fare la spesa, è ovvio, è naturale che a quel punto si abbassi e si semplifichi, e poi da lì, no, parte anche tutto il neo standard e quello che sappiamo, eccetera. Ma questo. Comunque, ragazzi, non so voi, a me mi stanno ritornando alla mente tutti i ricordi degli esami di linguistica 1, linguistica 2, linguistica generale. Avete parlato di dislocazioni, manca solo topic comment, struttura dell'informazione. È un pochino bello, un pochino di quei ricordi del Vietnam, per me. A me il discorso che faceva Stefano sul fatto che fino a 60 anni fa, mi ricordo la nostra professoressa che ci diceva fino a qualche anno fa andavi qui a Olevano Romano e non si capivano, per dire, era un'espressione colorita per dire che fondamentalmente appunto l'italiano per come lo conosciamo noi è una cosa molto recente, quindi un po' è stata imposta, un po' è stata una forzatura, è anche vero che abbiamo 2 milioni di dialetti che non si capiscono. Però parlando sempre di basso Lazio e di emersione delle lingue, si è parlato un po' di fascismo, cioè basso Lazio è stato bonificato da Mussolini, il dittatore italiano, vabbè, e quindi dovevano dare i nomi a questi nuovi posti che si erano venuti a creare, e vicino a Latina c'è questo borgo, dove ovviamente l'avevano appena bonificato, quindi avevano drenato l'acqua, però diciamo se ci andavi con le scarpe si sentivano dei rumori, e l'hanno chiamato Borgo Sniff Snaff, che era il rumore... Io questa la trovo una cosa di una meravigliosa. C'è davvero un posto che si chiama Borgo Sniff Snaff? L'hanno rinominato adesso, perché non... Come c'è anche la borgata Agip nel dopoguerra, dove hanno aperto il primo distributore di benzina. Ok. E quelle sono zone selvagge, no? Noi non ci avventuriamo così in basso. Quindi sempre, cioè, secondo me anche uno può imporre, però anche la creatività linguistica, che viene paradossalmente dal basso, che risulta essere anche fresca, sincera, scorretta, è quella che dà respiro alla lingua. E soprattutto l'errore ha un grande ruolo in questo, esatto. nella creazione, nella creatività. Però vi faccio una domanda bomba. Se... Non lo so, sapete che qual è, si scrive ovviamente senza apostrofo, ok? Sapendo che tantissimi italiani lo scrivono con l'apostrofo, come vi sentite dentro? Nel senso, abbiamo parlato prima di errore, questo continuereste a considerarlo un errore, una possibilità di variante nel futuro, insomma, siete combattuti un po' nel giudicare questo? No, l'ortografia è conosce, cioè l'ortografia tu la devi studiare, non è una cosa che impari automaticamente, quindi se costantemente, non che l'errore che magari quale lo scrivi con l'apostrofo perché ti sei confuso, se è un errore che fai costantemente perché non hai studiato l'ortografia e probabilmente la tua maestra alle scuole elementari non ti ha fatto studiare abbastanza, però l'ortografia non c'entra niente con la lingua, è tutta un'altra cosa. Quello è un errore dettato dalla non conoscenza e dal non studio, che non c'entra però con l'uso di qual è nella... E quindi io non lo reputo un errore, è un errore, deve continuare ad essere un errore,
però significa che non hai fatto i compiti. Però è anche oggetto di lunghi dibattiti tra linguisti, questo è... ci sono linguisti che non lo reputano un errore, ci sono le scuole di pensiero tra chi pensa che sia elisione e troncamento, ma io penso, andrò controcorrente, dirò che forse in futuro inizierà ad essere regolamentato l'uso dell'apostrofo. Quindi anche l'ortografia può evolversi, cambiare, se entra in uso, diciamo. Sì, ovviamente lo reputo un errore se lo vedo scritto oggi, è un errore secondo la lingua standard, e se lo vedo, se uno studente lo fa, ovviamente glielo dico e non mi metto neanche a fare troppe esegesi sui corsi fatti di linguistici, però come fenomeno generale penso che a un certo punto... io mi ricordo che da bambina questo era un errore che non capivo. Non capivo, cioè dicevo, ma perché? Non ha senso. Tutte le altre, no, che sembra, tutte le altre forme che sembrano uguali hanno l'apostrofo, perché questo no. E se ci pensi, qual come forma così a sé stante, quanto è utilizzata? In qual è? Ma c'è, capito? Quindi... qual buon vento ti porta? Vento, sì, esatto. No? E questi sono... no, a favore del fatto che appunto non vada messo l'apostrofo, però c'è anche chi pensa che sia elisione, quindi c'è una domanda un po' per tutti: voi che errore facevate quando eravate, un errore che vi ricordate magari alle elementari, alle medie? Forse questo. Questo, ok. Probabile, non mi ricordo, ma probabile. No, io quello che ho detto prima, a me capitava, okay, di dirlo, e capitava che appunto l'insegnante mi correggesse, e io mi ricordo che ero andato a prendere davvero non so se era i Promessi Sposi, ed ero andato a informarmi un po' su questa figura del pleonasmo, ed ero andato lì dall'insegnante un po', guardi che lo usa anche Manzoni, però va bene, finisce lì, credo che sia questo l'errore un po' che facevo di più. Io mi ricordo da all'elementare sicuramente, forse un tema, un pensierino, una piccola composizione, la maestra mi disse, tutto giusto, ma che cos'è questa bajour? Perché avevo scritto la bajour, che è ovviamente un prestito francese, nella mia mente, la articolo determinativo femminile, la bajour, staccato così. Quindi, però, appunto, è un errore? No, non è un errore, il mio compito era perfetto. Ma è quanto è importante il suono anche, appunto, certo, perché tu quello che senti poi lo riproduci. Tu segmenti secondo le tue regole, la tua struttura. Se vi dico che cosa ho fatto io una volta, perché da bambina a Roma, che poi i miei genitori non hanno mai parlato il cosiddetto romanaccio, insomma si sono sempre, no, presi cura del fatto che io parlassi un buon italiano, eccetera, eppure a Roma c'è la famosa Lex Porena, dove si elimina la L negli articoli, no? Quindi la casa diventa a casa, e da bambina mi chiesero un animale con la A, dissi a mucca. Bellissimo. Quindi c'è anche questo, il dialetto che ti influenza. Esatto, anch'io ne ho una con il dialetto. Io scrivevo neancora con la GN, neancora, perché in dialetto si dice gnamò, non ancora, e quindi neancora per me era con la GN. Comunque sembra davvero difficile il bergamasco, te lo dico qui da altre latitudini, ma davvero. Pensavo prima stessi parlando in spagnolo. Quasi. Quasi. Ok, quasi. No, ci sono, effettivamente è una lingua, un dialetto lingua molto molto complesso, sono un sacco le vocali stirate, poi dipende se sei in montagna o se sei nella bassa, perché quelli della montagna non si capiscono con la bassa, scusate, per bassa intendo la pianura, quella che va, che degrada verso Milano, Cremona, eccetera, eccetera. C'è un famoso sciogli lingua bergamasco che dice così: a che la cala, che la anche la cala. A posto. E cosa significa? Significa guarda quella mucca che entra in quella casa. A che la a cala, che la anche la cala.
Incredibile. Ok. No, queste sono le cose belle che mi piacciono, no, del nostro territorio. Poi di Roma avete la grande fortuna che onestamente il vostro dialetto è più conosciuto in Italia e praticamente la maggior parte degli italiani lo conosce perché siamo esposti alla TV. Sì, quindi voi cioè il vostro dialetto è tutta un'altra cosa. No, però è diventato un nuovo standard il romanzo. Praticamente, esatto. Fatica zero. Sì, no, infatti. In realtà, no, perché non è un vero e proprio dialetto, in realtà è molto semplice anche da... È difficile da scimmiottare perché ovviamente la calata è particolare, però diciamo, noi andiamo al risparmio, quindi le doppie difficili si annullano, leviamo le lettere in più, ci facciamo capire un po'. Mi diceva a casa. Però stava... è solo imperialismo culturale, no? Sì. Cioè, perché sono usciti i Cesaroni, che fortunatamente sono stati un successo, e gli studi della RAI stanno quasi tutto, a parte Dannata Torino andrebbe frullata via, e stanno quasi tutti a Roma, quindi... Ci stava mio zio e Ugubino, che ogni volta che ci vedevamo mi diceva: ma voi a Roma che ci avete? Ci avevamo a guerra, a terra, perché gli piaceva tanto sta cosa, il fatto che le R diventano un... Comunque, non c'è cosa più terribile di sentire qualcuno che non è romano che imita il dialetto romano. Ma penso vada a falga per qualsiasi... Non mi permetterei mai, guarda. Io penso che se provassi a imitare il bergamasco uscirebbe un qualcosa di terribile. Non ce la faremo. A me a Roma mi hanno mandato a ordinare a sorchettare doppio schizzo, e per me è stata una delle cose più vergognose che ho fatto in tutta la mia vita, perché mi sento proprio il mio accento che non c'entra niente, a sorchetta con doppio schizzo. non sono sicuro di che cosa sia. È una pasticceria di Roma molto famosa, la sorchetta, ne ho sentito parlare anche l'altro giorno, Radio DJ. La cerco subito. A sorchetta, sì. A doppio schizzo. Sì. È una famosa pasticceria, una di quelle che si trovano sotto, che sono aperte di notte, in orari strani. Ok, potrei esserci andato più volte, ma è una di quelle... Andiamo al Cornettaro, che è un po' più generico, quindi... Però la sorchetta sotto... è proprio tipica di quel posto lì. Ne ho sentito parlare anche l'altro giorno, proprio, perché poi il doppio schizzo sarebbero due aggiunte di panna montata. Certo. Sta vicino a Porta Mia. Sì, no, sicuramente ci sono visto la foto, ci sono andato, però per me era il problema. Ma quindi, ragazzi, questo italiano esiste a questo punto? Esiste un italiano? Una lingua italiana? O... No, diciamo, io che sono molto tollerante, esiste il romano e le varie declinazioni. No, non è vero. No, l'errore secondo me, secondo noi, se mi permetti di estendere, non va considerato come qualcosa appunto da punire, ma come qualcosa da comprendere, no? E capire perché è stato fatto. E poi la cosa più importante è che la comunicazione passi. Se l'errore blocca la comunicazione, lì va corretto. Cioè, se non capisco che cavolo di vito stai ordinando, allora lì c'è un problema. Se anche con vari errori riesci a far passare il messaggio, va bene. Forse c'è un problema col microfono, si sente un po' un fruscio strano col microfono. Sì. Leva il telefono. Vicino al microfono. Il telefono sul filo del microfono. Sì, no, tranquillo, tanto taglio poi. Okay. Sì, ok, ma quindi per te, Valentino, l'italiano c'è, è un'entità concreta o è qualcosa che è nella testa dei linguisti? Sicuramente nella testa dei linguisti c'è un italiano più rigido di quello che c'è nella testa dei parlanti. A volte, poi ci sono linguisti illuminati. Però, diciamo, ci sono tanti italiani quanti sono i parlanti. La fortuna è che più o meno siamo quasi tutti d'accordo su quasi tutto. Esatto. E secondo me la cosa più bella è, sono andato, io pugliese, posso andare, città più al nord dove sono stato adesso, Bolzano è una situazione un po' particolare, diciamo Trento, no? Dove l'italiano è praticamente... E posso parlare con le persone, ma se tu metti me da una parte e poi una persona del Trentino dall'altra, registri queste, delle frasi singole e fai ascoltare queste due frasi pronunciate da un pugliese e un trentino ad una persona che non parla l'italiano, sono sicuro al 100% che ti dirà: queste sono due lingue diverse.
però ci capiamo, no? E questa è la cosa più bella. A me quello che piace dell'italiano è il fatto che siamo d'accordo praticamente su quasi tutto, possiamo capirci su tutto il territorio, ma poi ci sono quelle sfumature, anche ovviamente dialettali, dovute al cosiddetto italiano frammisto, quindi un po' di italiano, un po' di dialetto, che rendono il panorama linguistico in Italia uno dei più affascinanti al mondo. Decisamente. E dovremmo esserne tutti più tolleranti. E fieri. Fieri, decisamente. Decisamente. Alla fine, secondo me, a volte il nemico della lingua italiana è l'italiano stesso, la persona italiana stessa. Quindi, se invece apprezzassimo tutte queste belle differenze che abbiamo, provassimo a capirle, farebbe la differenza. Sì, secondo me anche l'italiano ha questa ricchezza proprio nella diversità che c'è, sia linguistica, sia culturale, ovviamente, a seconda della zona. E vi chiedo una cosa, secondo voi la lingua può cambiare per una scelta, cioè delle persone che scelgono di cambiare magari una regola di comune accordo? Funziona questa dinamica o è sempre qualcosa di incontrollabile, qualcosa che viene su, diciamo, dalle abitudini, dalle usanze, e che solo dopo può essere registrata? Hai detto Stefano prima, quasi all'inizio, e che ho caldamente appoggiato, è l'uso che ne fa la popolazione di una lingua. Se mi impongono di utilizzare lo schwa, a me non viene naturale, però se poi con il tempo cominciano a utilizzarlo tutti, allora se ne può parlare. Ma se mi viene imposto dall'alto, questa cosa non può funzionare, secondo me. Quindi piano piano, cioè, ci sono, guardate la parola lockdown, che è arrivata in un giorno, credo 60 milioni, 66 milioni di italiani ne hanno imparato il significato, perché era comunque qualcosa di pratico, perché dire chiusura totale di tutto quanto, tutti gli esercizi, chiudiamoci, era un po' troppo lungo. Quindi sempre per la legge dell'economia, di cui si è tanto parlato prima, certe espressioni vengono poi assorbite, fatte nostre prima di altre. Però la cosa brutta, sai cos'è anche di questo? Che è un'arma a doppio taglio, perché lo vedo con le persone anziane, con mio nonno, che non riescono a pronunciare lockdown, perché giustamente mio nonno non parla assolutamente inglese. E quindi io sto notando, secondo me, anche con, you know, in questo periodo storico, con la globalizzazione, anche un uso, diciamo, spropositato dell'inglese nella nostra lingua, come parte della popolazione, ergo gli anziani, siamo tagliati fuori, davvero. E queste sono cose, forse, non so, inevitabili. Devono trovare anche a noi, strategie adattive, non lo so. Mm-hmm. Sempre, appunto, anziani, mio nonno, al suo tempo gli piacevano i film western, e dove ci sono i protagonisti sono i cowboy. Ovviamente cowboy, pure lui non lo sapeva pronunciare, e li chiamava i capobove, che però c'è un'assonanza, e in realtà lui ha preso la parola, l'ha divisa in due pezzi, e i due pezzi corrispondono. Quindi io sono d'accordo con te, però anche che gli anziani a loro modo magari lo riportano nel sistema italiano, lo storpiano ovviamente la parola, però secondo me magari possono anche, diciamo, reinventarla. Mm. Non tutti, però magari se capita. C'è anche un problema di, sai, che la lingua cambia, evolve, viene utilizzata anche in comunità, e oggi le comunità del nostro secolo sono i media, i social media, e generazioni diverse che usano social media e media diversi potrebbero risultare in, non lo so, in quasi nella non comprensibilità reciproca a lungo andare. Già adesso un giovane fa molta fatica a non a parlare, ma proprio a dialogare con un anziano, proprio perché parlano in modi e in mondi differenti. Un ragazzino che parla su TikTok credo che utilizzi un linguaggio molto differente strutturalmente e anche come significati. Sì, però secondo me il discorso è sempre quello, cioè se un giovane mi usa la parola cringe in italiano, no?
che magari sì, non è uguale ad imbarazzante, bla bla bla, tutto quello che vogliamo, però il ragazzino è consapevole che cringe non, cioè, non sia una parola italiana e boh, cioè, abbiamo una tranquillamente una traduzione, o comunque possiamo rendere il concetto in un altro modo. Quindi la mia domanda è: se il ragazzino ti usa quella persona anziana cringe, perché lo fa? Perché vuole tagliare fuori l'anziano, vuole sentirsi superiore, no? Il ragazzo magari di 14 anni, no? Che vuole far vedere tutto il figo, che parla col nonno che non lo capisce, non vuole renderlo partecipe della sua vita. E alla fine questa è una cosa comunque normale, perché parliamo sempre di grandi scontri generazionali, no? Adesso magari un ragazzino di 14 anni con un nonno di 70-80 anni, cioè capite che stiamo parlando di mondi completamente diversi. Però questo non significa che il ragazzino non sappia cringe, imbarazzante in italiano. Il problema è sempre lo stesso, la consapevolezza. Ce l'abbiamo, non è che non ce l'abbiamo. C'è un articolo su questo, mi sembra che fosse sul Fatto Quotidiano, scritto da un professore dell'Accademia della Crusca, proprio sull'uso di queste nuove parole e sul fatto che fanno trapelare una certa forma di congregazione, no? Tra giovani, ti fanno sentire parte di un gruppo. Il gergo fa sentire parte di un gruppo, la lingua ti fa sentire parte di un gruppo. E quindi... certo, ma anche io usavo delle parole quando, adesso ho 24 anni, però quando ne avevo, non so, 16, usavo delle parole che adesso, guarda, neanche me le ricordo, cioè questo è il discorso, ma che le usavo ogni giorno e che soltanto io e la mia comunità. Però, cioè, vedete poi come spariscono queste? Cioè, questo è il discorso. Spariscono molto in fretta. Avete mai trovato un articolo duraturo sull'uso di parole dei giovani italiani? Perché a volte io l'ho visto tipo sul libro e ci sono alcune parole che onestamente non ho mai sentito, perché sono letteralmente mode passeggere. Molto, molto passeggere. Perché poi la lingua si appiattisce, piano piano che vai avanti, che cresci, la lingua inizia a livellarsi e diventa... molto esempio, più standard. Un esempio credo di averlo, di una parola che è nata, credo, perlomeno per quel che ne so io, comunque quantomeno è stata utilizzata molto nel mondo giovane e ormai sono decine di anni. Si utilizza ancora. Cioè, penso sia scialla. Stavo pensando alla stessa cosa. Scialla è uno dei pochi esempi in cui mi ricordo che lo usava mio fratello quando ero piccolo, lo usavano il gruppetto di ragazzi di 14 anni e quindi era scialla così, e però è rimasto. Perché poi c'è pure il film, no? Esatto, un film importante. Cioè, poi scialla, secondo me, è proprio una cosa... è perché c'è la vostra superiorità romana, che vi devo dire. Bello, so. Espansionistico. Apprezziamo i tributi. Sì, ma quante volte magari capita che i genitori ti dicono: ah, ma questo si diceva ai tempi nostri, no? Ah, questo, non lo conosci questa parola, ma si usava quando eravamo giovani noi. Vedi, appunto, perché si perdono. Però usandola noi è più bella. E quindi... assolutamente. Però fa anche ridere quando uno utilizza una parola di... no, lui è proprio Matusa, no? suona proprio male. Sì. Che stai dicendo? Ci sono termini adesso che sono... che tra l'altro credo che siano già quasi andati anche fuori di nuovo molti. Limonare. Vabbè, limonare, sì. Non si usa più limonare. Bisognerebbe entrare in una scuola media e chiedere... esatto. Non so. No, limonare io non lo... no. Secondo me adesso dicono tipo farsi e basta. Basta. Limonare io non l'ho mai sentito. Io parlo di mia sorella a 16 anni, quindi io sono... lei è la mia, proprio il mio libro di slang giovanile vivente. Trescare anche, cioè. A Roma. A Roma. Però la tresca è una cosa che è un po' so. Più... Okay. No, non so se qualcuno di voi, ma non so se questo che è particolarmente off topic, sempre sul linguaggio più giovane, non so se sapete come viene utilizzato la parola, come viene utilizzata la parola Gucci. No. Gucci? Cioè, quando una cosa è Gucci. No. Io non la guarda, non la riesco ancora a concepire. L'ho visto un TikTok su questo oggi, del fatto che questa cosa è Gucci, figa, no? Tipo... esatto, cioè, tipo, è un figo tutto a posto, capito? Tipo... sì, è Gucci bro, e quindi sì, non lo so. Non ho mai sentita. No, si usa in un... magari non è così diffusa, però la prima volta che l'ho sentita ho fatto, ma che è? Perché stai mettendo, tra l'altro, una marca in una frase, non c'entra nulla. Non è neanche un termine che può... sapete, è una marca, è Gucci. Quindi è ok, è...
Ma se verrà usata, si diffonderà, nel dizionario comparirà questa... Esatto. E verrà staccato dalla marca e diventerà un termine per indicare fico, tutto a posto. Ringraziamo Gucci, ringraziamo Moment che ci pagano. Esatto, sì. Beh, in realtà come succede spesso questa presa in prestito da parte di marche per creare delle parole, neologismi, eccetera. Pirotoloni di carta, per esempio. Sì, però un conto Scottex, un gran Gucci, questa cosa è Gucci, cioè capisci che è molto più cioè, questa cosa è Scottex, suonerebbe male, sì, sì. Va bene. Va bene, ragazzi, io credo che sia stata una bella chiacchierata. Mi piace molto l'idea di che ci sia questo confronto. Poi oggi va bene, siamo stati tutti d'accordo nel dire che il congiuntivo comunque sia ancora vivo, che non sappiamo come sarà la lingua tra 5-10 anni, chi lo sa. Però bene, sono molto contento di questa chiacchierata. Bene, io credo che ci possiamo salutare. Questo era The Italian Show, quindi un dibattito sulla lingua italiana fatto da insegnanti di lingua italiana con una presenza sui social, esatto. Io sono Pietro, di Italiano Avanzato, e con me ci sono stati Stefano, teacher Stefano, Giorgia di I'm Italish, Lidia di La Lidia Online e Valentino e Lorenzo di Loud Italian Learning. Troverete in descrizione tutti i loro contatti, le loro pagine, come, se vi interessa, contattarli per esprimere i vostri commenti. Ringrazio a tutti voi che avete partecipato intanto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti. Grazie a te. Buona serata a tutti, grazie, è stato divertente. Anche per me. Ciao, ciao, ciao. Grazie mille. Ciao, ciao.